Welcome to AF News. Qui AF News, notizie quotidiane dal mondo del fumetto e dintorni. Guido Crepax, il sogno degli anni 60. Benvenuti a questa mostra, una mostra dedicata al grande Guido Crepax che tutti abbiamo conosciuto e amato per Valentina e gli altri suoi personaggi femminili. Questa mostra in particolare va però ad esplorare una parte poco conosciuta della sua produzione. Sono tutti grandi pannelli che lui ha disegnato, inchiostrato, dipinto dal 63 al 66-67. Sono fondamentalmente illustrazioni per riviste femminili e sono estremamente singolari e interessanti proprio perché scopriamo un Crepax che non è sintetico come lo apprezzeremo poi sul fine degli anni 60, anzi è molto descrittivo alla ricerca di un suo stile, per cui usa tecniche diversissime dallo scratching alla tempera sovrapposta, al colore bianco e nero, al colore bianco e nero mescolati, però è già Crepax, si vede già in luce il Crepax che verrà, è già Crepax nei visi delle donne, nel gioco dello specchio, del riflesso che ricorre sempre, nei caschetti alla Valentina e quindi alla Louise Brooks, nel rimando a certe attrici di cinema, ricorrono Audrey Hepburn, e forse la tavola più significativa è proprio quella che apre la mostra, che è sentito la vertigine, una gita in montagna sulle Dolomiti, dove si vede un giovane Crepax sognante seduto in mezzo ai fiori e a fianco di lui abbiamo il nonno e lo scultore, in piedi lo scultore Emilio Tadini.
Avete visto un video articolo di Gianfranco Goria per AF News, notizie quotidiane dal mondo del fumetto e dintorni.